è un campione. Sì, poi chiaramente il fascino di giocare con le grandi squadre tira troppa attenzione, però adesso, come detto prima, queste tre partite che secondo me non sono facili, però sono alla portata, il Napoli ha una grossa opportunità di dimostrare il valore anche in campionato. Perfetto, ti saluto allora Gigi. Grazie Carlo, buonanotte a tutti. Grazie, l'appuntamento con Gigi Armetto si rinnova ovviamente tutti i giorni con il TG9. Per quanto riguarda l'informazione sportiva, lunedì Gold Show in diretta dal San Nazaro. Lo stesso dicasi per Diego De Luca, ci vediamo con te lunedì sera. Grazie Carlo, buonanotte a tutti. Ti voglio avvicinare per salutare con grandissimo affetto e anche beneaugurante Pampa, no? Con questa coppa con le orecchie e ringraziarti veramente di cuore per la soddisfazione che ci hai dato di averti qui a Cercolo ospite con noi, perché rappresenti veramente un pezzo di storia importante del nostro Napoli. Grazie a Pampa Sosa. Grazie a voi. E ovviamente non posso non ringraziare dal profondo del cuore Maurizio Compagnoni per aver accettato il nostro invito, per essere stato nostro ospite. E nel nostro piccolo hai visto l'entusiasmo dei napoletani nei confronti del Napoli e perché no, nei confronti anche della tua bellissima persona. Grazie a Maurizio Compagnoni. Grazie. Ho avuto un grande piacere questa sera di avere con me Mimmo Malfitano, la Gazzetta dello Sport, il primo quotidiano sportivo d'Italia. Grazie Mimmo. Grazie a te. Nello, adesso facciamo un bel saluto da tifosi veri napoletani, perché per me sei un grandissimo artista, ma resti un ultra del Napoli. Grazie, mentalità grazie. Ultra e quella non la devi mai cambiare. Mai, grazie mai, a Nello. Mai. Grazie a voi. Saluto e invito ad stare qui accanto a me la mia compagna di viaggio di Mondo Azzurro speciale Champions League, Romina Parisi. Grazie Romina anche per questa sera. Grazie a te Carlo Alpino. E adesso è il momento dei fratelli Artesi. E con buonasera. I fratelli Artesi. Buonasera. Ragazzi, siete caldi? Facciamo questo gran finale con la speranza che col Bayern possiamo avere la nostra qualificazione che meritiamo da napoletani come città e come tifosi, che siamo il numero uno in tutto il mondo. Prego Jenny. Su! Let's go.
Ciao a tutti, ci vediamo il 3 novembre!